Alberto D'Attola, responsabile del... Sì, velocissimamente nel dire che l'azienda sanitaria di Potenza è stata molto disponibile, ecco, a intraprendere un percorso in comune con questa azione del piano territoriale di zona, nell'idea che dalle sinergie, dalla collaborazione, dall'interazione, integrazione possa scaturire un lavoro efficace, efficiente, che possa dare dei risultati concreti su questa fascia di popolazione, che è quella più giovanile, nell'idea che i classici progetti di prevenzione condotti sino ad oggi siano stati importanti sicuramente, però abbiamo dato risultati minori di quelli che ci si aspettava. Allora ecco che il cambio di paradigma è proprio questo, il cambio di visuale, cioè non singoli progetti condotti dai vari attori istituzionali che hanno nella loro mission questo, quello di fare appunto prevenzione, ma una collaborazione, la costruzione iniziale di una rete e poi una collaborazione all'interno di questa rete per portare avanti i progetti. Lei vede costantemente ogni giorno le realtà, quindi in questi anni possiamo dire, senza conoscere i numeri, che il fenomeno droga e non solo è in aumento. Parliamo della nostra zona perché la conosciamo. Sì. Guardi, il problema purtroppo è complesso. Dico purtroppo perché questo purtroppo, questa complessità ci complica la vita, ci complica il lavoro, la vita professionale, ma al tempo stesso rischia di rendere inefficienti, inefficaci i nostri interventi. La verità è che noi viviamo in una società dipendente, non è solo un mio pensiero, è il titolo anche di dell'ultimo congresso nazionale della Federazione dei Servizi, della Federazione Italiana dei Servizi per le Dipendenze. Noi viviamo in una società dipendente. La verità è che i nostri giovani hanno purtroppo la necessità, e questo è quello che ci deve preoccupare e far pensare quantomeno, hanno necessità di dipendere da qualcosa, dal cibo, dall'alcol, dalla cocaina, dall'eroina, dal gioco d'azzardo, da internet, dagli smartphone, non lo so, però da qualcosa devono dipendere, a volte da più cose insieme. Questo rende tutto più complicato. E allora ecco che la luce, e mi rifaccio alla sua domanda, la luce di progetti come questi, come ho detto prima, è quell'idea di lavorare in sinergia, lavorare in rete, quindi rendere in maniera capillare sul territorio la disponibilità di un qualcosa che possa captare da subito, in una fase iniziale, quantomeno un disagio. Le ombre che noi iniziamo, quindi è una fase iniziale, una fase sperimentale, perché un progetto così articolato, che veda attori, più istituzioni, è una novità, e l'innovazione sta in questo. Però è chiaro che le ombre sono che sicuramente tante cose saranno da rivedere, saranno da limare, modificare, però il lavoro non ci spaventa. Il lavoro ci appassiona e nel gruppo di lavoro la pensiamo tutti allo stesso modo, e questo è stato proprio il sodalizio iniziale, e allora l'appetito viene mangiando, quest'anno si è iniziato, ma speriamo, siamo certi per quello che sarà il nostro intendimento, il nostro impegno, che si possa riprodurre migliorando, ecco, elevando quelle poche ombre che il progetto poi aveva avuto.